Al termine di una settimana complicata, costata alla panchina Marco Molluso, la Vogherese ospita la Sestese, formazione da rispettare visto il successo della prima giornata. Pronti via, la difesa ospita qualche svarione difensivo. Schingo può girare verso la porta, ma Botturi dà una mano a Menegon e non si fa pregare a liberare l'area, evitando qua i peggiori. Come detto, la Sestese è avversario ostico e col tridente mette in apprensione una Vogherese troppo timida in avvio. Prima Caraffa prende confidenza con la porta, poi Lombardo calcia lato dopo un paio di dribbling. Infine, ancora Caraffa cerca il vantaggio, ma De Toni è monumentale sull'esterno biancorosso. Si riaffaccia per un attimo la Voghe dall'altra parte con Buscaglia, che manca però il colpo di testa da due passi, ma una fiammella in un primo tempo ben giocato dagli ospiti. Sulla ripartenza ancora Caraffa mette il turbo e coglie impreparata la retroguardia rossonera. Quaglia lo stende al limite dell'area e non può non prendersi il cartellino rosso. Caraffa manda alto la punizione seguente, ma la Voghe è in inferiorità numerica. La squadra guidata ora da Martignoni prova a farsi valere sui piazzati e tenta un approccio forte nella ripresa, ma senza mai creare veri grattacapi, alla porta difesa da Menegon. Ferrero si gioca la quarta punta, ma al 28esimo della ripresa deve rivedere i suoi piani. Zorzetto entra duro su ricevuti, il terzino era già ammonito e con il secondo giallo finisce anche lui anticipatamente sotto la doccia. Parità numerica ristabilita negli ultimi 15 minuti, che riaccende definitivamente il Parisi insieme all'ingresso di Diò. De Toni salva ancora una volta sulla conclusione di Memetai, poi è proprio Diò a dare il via a una delle occasioni più pericolose. L'attaccante classe 1999 alimenta la corsa di Bollini, che come a Seveso sceglie il cross all'indietro, ma Diò a rimorchio non riesce ad inquadrare la porta. La Voghe premia ricevuti e Geraci dialogano, ma sul cross del terzino è provvidenziale Botturi nell'anticipare Diò. Finisce con un punto che accontenta di più gli ospiti, con la Vogherese che ora ha una settimana di tempo per lavorare con calma e provare a riassestarsi.